A tutti bentrovati. Dunque, la prima neve ha fatto la sua comparsa sulle regioni settentrionali, interessando anche le zone di pianura e quindi alcune grandi città, tra le quali Milano, che vediamo in questa immagine. La distribuzione delle temperature di oggi, mercoledì 2 dicembre, mette infatti in evidenza la presenza di un fronte, di una perturbazione, ossia di un corpo nuvoloso che nasce proprio dal contrasto tra masse d'aria diverse. In particolare si notano valori al di sopra della media su molte zone del centro-sud, dove hanno soffiato umidi e miti venti meridionali, e invece valori inferiori alla media su alcune località del nord Italia, anche in Sardegna, situati dal lato dell'aria fredda, quindi sotto l'azione di bora e maestrale. Ora questa perturbazione e il vortice associato evolveranno verso levante, al nord e al centro subentreranno nel corso della giornata di giovedì condizioni di variabilità con schiarite, mentre le piogge andranno ad insistere soprattutto sulle regioni meridionali. Già dall'animazione satellitare si nota però una nuova saccatura in discesa dal nord dell'Atlantico, con la perturbazione di testa disposta ad arco sulle isole britanniche, che denota la spinta dell'aria fredda pronta a far breccia sul Mediterraneo, determinando tra venerdì 4 dicembre e il prossimo weekend un nuovo generale peggioramento nello stato del tempo. Venerdì le precipitazioni, che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, troveranno nei bassi strati un discreto cuscino di aria fredda e pertanto potranno presentarsi ancora a carattere nevoso sino a quote basse nei fondavalle alpini, ma tratti anche sulla pianura padana, soprattutto sul Piemonte, sull'ovest della Lombardia e poi lungo la fascia pedemontana anche sul Veneto e sulla Friuli Venezia Giulia. Successivamente però il minimo di pressione che si andrà strutturando nei bassi strati si posizionerà un po' più ad ovest del precedente, nei pressi del Golfo del Leone. E questo, nella giornata di sabato 5 dicembre, darà modo alle correnti umide e mamiti meridionali di erodere temporaneamente il substrato freddo, facendo risalire le temperature, quindi il limite delle nevicate, anche al nord, fin verso i 1000-1300 metri, ad eccezione forse della conca cuneese, dove l'azione mitigante verrà inibita dalla cintura delle montagne circostanti. Più esposte invece al pennacchio mite umido e instabile le regioni centrali e meridionali, dove potremmo pertanto assistere anche a situazioni temporalesche. Domenica 6 dicembre ancora a rovescio al centro-sud con nevicate in Appennino, altrove passaggio a variabilità, poi lunedì 7 probabile nuovo peggioramento a partire dal centro-nord e nuova possibile discesa del limite delle nevicate per infiltrazione di aria più fredda. La saccatura atlantica infatti rimarrà bloccata sul suo bordo avanzante dalla presenza di una vasta figura anticiclonica con radici russe, quindi provvederà a rinnovare sull'Italia condizioni di tempo freddo, instabile e a tratti anche perturbato per diversi giorni e probabilmente per gran parte della prossima settimana. Ci siamo dilungati non poco sul quadro generale, ora non ci rimane che controllare le previsioni a scala nazionale. Giovedì 3 dicembre, come dicevamo, schiarite al nord-ovest, poi anche in Toscana e in Sardegna. Nubi e piogge su tutte le altre regioni, ma anche nevicate. Dove? Sul Triveneto fino a 400-500 metri e sull'Emilia fino a 200-300 metri. Questo però in mattinata, perché poi qui i fenomeni cesseranno. Li ritroveremo sull'Appennino centrale tra 700-800 metri, a partire da 1300-1500 metri su quello meridionale. Nel pomeriggio si apre il cielo sulle regioni centrali, nuove nubi invece ne arrivano su quelle settentrionali, con ripresa delle precipitazioni in serata al nord-ovest, con nevi fino in pianura sul Piemonte, ovest Lombardia e fondovalle Aostano. I venti saranno sostenuti soprattutto al centro-sud e settentrionale, quindi principalmente maestrali sui bacini di Ponente, in Sardegna o anche sull'Adriatico centro-settentrionale fino all'Abruzzo, meridionali invece, quindi da Scirocco, in Puglia e sui versanti ionici. I mari saranno molto mossi, le temperature sono previste in diminuzione sulle regioni centrali. Venerdì 4 dicembre maltempo al nord sulle centrali tirreniche in Sardegna, con la nevicata ancora a bassa quota sulle Alpi e sulle regioni di nord-ovest, in pianura probabilmente sul Piemonte e sull'ovest della Lombardia, ma ognuno controlla la quota sulla località di proprio interesse. Tempo variabile invece con ampie schiarite sulle regioni meridionali. I venti saranno forti tra Ostro e Libeccio sui bacini di Ponente, che diventeranno da molto mossi ad agitati. Le temperature sono previste in graduale ripresa. Infine la tendenza per sabato, che sarà una giornata grigia e piovosa praticamente in tutta Italia, ma con venti meridionali, quindi con un generale rialzo delle temperature e quindi nevicate solo in montagna. Bene, per il momento non c'è altro da aggiungere, vi attendo venerdì sera per il prossimo aggiornamento. Cordiale saluti e a risentirci da Luca Angelini.